isopodi terrestri sono l'unico gruppo di crostacei che si è completamente adattato alla vita sulla terraferma. Ad ora sono state descritte circa 3.800 specie, ed altre sicuramente attendono di essere scoperte e descritte. Tutte le specie tendono a riposare il giorno in luoghi umidi e scuri, per divenire più attive durante la notte. Nonostante la preferenza per i luoghi umidi, sono diffusi in tutti gli ambienti, comprese le zone desertiche. Come per tutti gli artropodi, la struttura corporea è formata da un esoscheletro segmentato. Sulla testa si trovano le antenne. Gli occhi sono situati ai lati della testa e possono variare da tre occhielli semplici ad occhi composti. Dall'addome si dipartono 7 coppie di zampe. Il ciclo vitale dipende dalla specie e dalle differenti aree geografiche e generalmente possono vivere dai 2 ai 3 anni. Durante tutta la vita mutano continuamente ed è particolare perché avviene in due tempi. Prima si stacca la parte posteriore, nel giro di 12 o 24 ore quella anteriore. Quindi, quando sono a metà muta, appaiono di 2 sfumature di colore diverse. Assorbono l'acqua in diversi modi, con gli alimenti, bevendo e tramite azione capillare attraverso gli uropodi, due pendici simmetriche del sesto segmento addominale. Quando sono saturi di umidità, raggiungono zone asciutte, dove premendo al suolo gli uropodi rilasciano l'umidità in eccesso. Si nutrono normalmente di materiale vegetale decomposto o in decomposizione, come legno o foglie. Le diverse specie, distribuite in svariati habitat, possono tollerare temperature da meno 5 a più 42 gradi centigradi. Si possono confondere facilmente con gli appartenenti dell'ordine Glomeridae, specie molto lontana sull'albero tassonomico. Per distinguerli, oltre al colore, spesso con tonalità più vivace nei Glomeridae, si può contare il numero di zampe, più numerose sempre nei Glomeridae. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.